Siamo qua alla mostra su Ghittoni, un pittore piacentino di fine 800. La mostra è stata introdotta da un intervento di Sgarbi. Molta gente presente a Palazzo Galli. Bellissima intervista sulla mostra. Grazie. Piacentino che meritava di essere di nuovo riscoperto. Sì, io non ho alcun merito particolare, ho ripreso in mano le carte di Arisi e ho preso atto attraverso un amico che è Tinelli della importanza di questo pittore, perché era sfuggito a tutti, fuori di Piacenza, ed era ignoto sia agli storici sia ai mercanti, per cui se ne aveva una percezione molto marginale. Ho immaginato, insieme a questo nucleo che era quello di Tinelli dei paesaggi, che si potesse vedere anche l'aspetto della ritrattistica, che è un po' più fotografica, e soprattutto dei bellissimi soggetti di vita quotidiana in cui lui eccelle, ed è un pittore europeo, quindi questo è quello che io ne ho tratto. Però l'impianto della ricerca in un dialogo come tra persone più che tra un critico e un pittore l'aveva impostato a Ferdinando Arisi, e quindi ha fatto due mostre e io su quelle ho guardato, e credo che sia la mostra con più opere di Ghittoni, perché le precedenti, quella del 39 che è la primissima mostra, erano 63 opere, le successive sicuramente erano buone mostre, ma questa è impressionante per la quantità. E io ho introdotto, ecco, l'elemento mio per dare il senso di una misura che facesse capire l'importanza del pittore, gli ho accostato Fattori, Lega, Signorini, Morandi, in collegamenti che fanno capire che con quei pittori lui può o direttamente o idealmente dialogare. Un'occasione per tornare a Piacenza, che è una città che ha qualcosa da raccontare, no? Ha una tradizione artistica importante, e io pensavo fossimo già arrivati più o meno a evidenziare tutto quello che si poteva evidenziare. Abbiamo per il prossimo anno probabilmente da mettere in evidenza un grande pittore tedesco che lavora però a Piacenza, che si chiama Stern, quindi che è un grande pittore del Settecento, e Ghittoni è apparso così non per mia scelta o volontà, ma per una serie di incroci che mi hanno fatto vedere l'importanza dell'artista. E ci siamo fatti anche il selfie mosso con Vittorio Sgarbi.